Buonasera, ben ritrovati, ciao Giuseppe. Ciao Alessandra, buonasera a tutti. Come sempre siamo in diretta su Telerama, Radiorama e Puglia Channel, quindi ci guardano in tutta Italia, in tutto il mondo, in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, insomma immagini difficili da dimenticare, anzi impossibili, veramente sensazioni, emozioni che sarà veramente difficile dimenticare, sensazioni che ci hanno regalato questa squadra, questa gente che noi abbiamo qui stasera con noi. Sì, Alessandra, anche perché insomma una cavalcata lunghissima e anche tanto articolata nel suo cammino, e sono le vittorie più sofferte che poi entrano nella storia, sono anche quelle più belle, quelle che poi rimangono nelle memorie di tutti i tifosi. Però adesso è il momento dei festeggiamenti e festeggeremo qui nei nostri studi, che tra l'altro diventano una vera e propria piazza aperta. Tra l'altro molti nostri ospiti sono già qui, altri ci raggiungeranno nel corso della nostra lunghissima serata. È una Serie A che tutto il Salento ha voluto, in primis la società capeggiata dal dottor Giovanni Semeraro, tutto il Salento ha voluto che tutto il Salento adesso deve difendere, perché questo è un patrimonio veramente molto importante per la nostra terra, per il nostro territorio. È vero, tutto questo abbiamo cercato di raccontarvelo nella nostra lunga diretta da ieri alle 19 fino alle 2 di notte, e continueremo a farlo questa sera, come ha detto Giuseppe, in questa piazza che è aperta, una storica trasmissione di Telerama che da sempre, quindi anche quest'anno, non so se con professionalità, ma sicuramente con passione, con tensione, perché anche per noi ogni volta scendere qui è come scendere in campo, il nostro campo, sì, il nostro rettangolo, sì, di gioco. Abbiamo seguito in ogni fase del campionato e quindi cercheremo questa sera di ripercorrere, ma soprattutto di festeggiare insieme a tutti e a moltissimi attualmente, ma dopo veramente a tutti i protagonisti di questa splendida cavalcata. Quindi salutiamo subito i nostri ospiti, partendo dal numero uno, dal presidente Giovanni Semeraro. Buonasera. Buonasera. Accanto a lui una colonna del giornalismo sportivo, Elio Donno. Il presidente della provincia, Giovanni Pellegrino, buonasera. Un grande imprenditore, Dino Savoia, buonasera. Il sindaco di Lecce, Paolo Perrone. Il padre della Notte della Taranta, questo sponsor da quest'anno sulle maglie del Lecce, speriamo anche l'anno prossimo in giro in tutta Italia, Sergio Blasi. Buonasera. Il presidente dei comuni della Grescia Salentina, buonasera, Luigino Sergio. Bene, naturalmente da e quest'altra poi parte una curva, una tribuna, chiamatela come volete, con molti dei protagonisti. Partiamo dal medico sociale del Lecce, il dottor Giuseppe Calaia. Il massaggiatore Sandro Donato. E poi loro, i protagonisti, quelli che capiscono anche la nostra adrenalina e la nostra tensione di questa sera, a partire da Elvis Abruscato. Andrea Giuliatto, Alberto, scusami, ho cominciato bene, Andrea Esposito, Giuseppe Vives, Raffaele Schiavi, l'allenatore in seconda del Lecce, Giancarlo Oddi, buonasera. L'allenatore dei portieri, e che portieri, Franco Palaia. Il dottor Carlo Pranzo Zaccaria, buonasera. E insomma, siamo veramente in è tanti, ma saremo ancora di più. Come abbiamo detto, ma non solo, perché tra poco avremo anche un collegamento con l'altra piazza, col centro storico di Lecce, con Piazza Sant'Oronzo, dove per noi insieme a tantissimi tifosi ci sarà Valeria Coi, quindi tra poco sarà pronto anche questo collegamento. Presidente. Già vediamo le prime immagini, ecco qui. Eccola. Allora abbiamo già Valeria pronta.
Un saluto anche a te, Valeria. Un saluto veloce, tra poco sentiremo anche i tuoi ospiti, insomma, i tifosi che popolano la piazza. Sì, senz'altro. Ciao Valeria. Vi salutiamo, ciao a tutti, saluto tutti i vostri ospiti. Saluto anche i nostri beniamini, quelli che ci hanno portato in Serie A. Dico che ci hanno portato in Serie A perché hanno portato in Serie A anche questa intera città. L'applauso di Piazza Sant'Oronzo era timido, stava partendo, fatelo pure. Grazie Valeria. Grazie. Presidente, settima promozione del Lecce, la quarta dell'era Semeraro, la prima da presidente. Emozioni penso indimenticabili, incredibili, forse la più bella promozione, non so se perché la più sofferta. La più bella per me, certamente. Da presidente, certamente. È diverso, certamente, da presidente si vive in maniera diversa la promozione. Si va in giro con gli autobus dei ragazzi, si partecipa a tutte le manifestazioni, si partecipa agli allenamenti, ai ritiri, alle trasferte. E quindi l'emozione è diversa, certamente. E poi c'è stato un coinvolgimento davvero totale questa volta, forse più delle altre volte. Ma credo siano stati un po' i play-off, la colpa e il merito dei play-off. Forse, no? Se avessimo vinto con una partita contro il Vicenza non sarebbe forse stato... Forse non avremmo avuto 33.000 spettatori, no? Ecco. Ma i play-off hanno creato certamente questa grande attesa, no? Questa guerra fino all'ultimo sangue, volevo dire... E quindi l'attesa è stata talmente sentita che poi sono venuti allo stadio tutti, quelli che potevano venire sono venuti tutti, gli altri credo l'abbiano vista per televisione, fuori, a Lecce stesso, in provincia, e quindi c'è stata una risposta grandissima da parte di tutto il popolo giallorosso. E poi questo scarico di tensione, non so se ha dormito stanotte, ma se ha dormito stamattina appena si è svegliato che cosa ha pensato? Credo siano state due ore e mezzo stanotte. Forse un po' tutti. Due ore e mezzo, ma non ha importanza, si può ripetere, si può anche non dormire, alla condizione di avere queste grandi emozioni. Elio, una promozione, un traguardo, missione compiuta, sì, ma non era una missione impossibile, una missione possibile quando un obiettivo è così preordinato, preparato, voluto, cercato, organizzato. Era una missione delicata, non impossibile. Dedicata per tante piccole insidie che potevano uscire e che sono uscite. Io ho visto questo cammino del Lecce e ho pensato, così con quei balzi di fantasia che ti vengono, nei momenti bui e belli, mi hanno dato l'immagine, in una certa fase, di un crudele incontro di box. Allora quando ricevi un gancio allo stomaco e rischi di cadere. Ebbene questa squadra ogni volta che ha incassato un colpo che poteva mandarla al tappeto ha reagito. È successo con la sconfitta casalinga col Brescia, ogni volta che è caduta ha saputo rialzarsi, poi ha preso quell'uppercut che sembrava devastante con il Bari e da allora ha inanellato una serie incredibile di successi. E poi l'immagine finale con questo Elvis abbruscato che correva come un dannato, questo triste di questo ragazzo, uno dopo l'altro nelle fasi cruciali ha segnato di testa, di sinistro e di destro, è stata l'immagine non solo lui, di questo Lecce che voleva andare avanti. L'immagine di un finale di corsa ciclistica. Io sul Corriere dello Sport io ho parlato di ultimo tornante e di rettilineo d'arrivo. Quando nella crudele corsa ciclistica, negli ultimi tornanti, tutti hanno il fiato grosso, vedi Pisa, vedi Albino Neffe, questa squadra ha dimostrato di essere più fresca delle altre e ha dato prima lo stacco sulla salita e poi questa grande, grande volata finale. È stata veramente, io per fatto anagrafico ho reso contato, e questo ancora purtroppo ahimè sulla Brescia, le promozioni del Lecce dagli ultimi 50 anni in poi, dal lontano passaggio dalla D alla C, nei tempi bui a quest'ultima non ho mai visto tanto entusiasmo, tanto trasporto di gente. Ma voglio concludere con quello che ti ho detto all'inizio, e soprattutto la vittoria di un progetto. Mai e poi mai Giovanni Semeraro avrebbe pensato di fare il presidente, ha delegato sempre ad altri. In un momento di grande incertezza è salito lui sulla torta di comando, ha detto fermi tutti. È un uomo vincente, infatti lo dicono, ha vinto anche adesso e ha consentito a Lecce di tornare. Vorrei dirlo a qualcuno che lo ha dimenticato, il Lecce in Serie A c'è stato 12 anni, quindi oggi noi torniamo in casa nostra, torniamo dove tutto l'ambiente, tifosi, stampa, società, sanno come si sta e come ci si vive. Speriamo di restarci a lungo. Augusto.
torniamo nell'Olimpo, torniamo nel paradiso, è vero, un applauso. Torniamo nei palcoscenici che contano del calcio e ci torna insieme a Lecce squadra tutto il Salento, Presidente. Io penso che tutto il Salento debba un forte ringraziamento a Giovanni Semeraro, al suo gruppo, ai suoi manager, allo staff tecnico e ai giocatori, perché secondo me abbiamo fatto un campionato straordinario. Abbiamo chiuso con 83 punti, a quel punto abbiamo sentito quasi come un'ingiustizia doverci sottoporre ai play-off, però anche nei play-off abbiamo dimostrato di meritare pienamente la Serie A, perché abbiamo segnato 5 reti, ne ha servite solo 2 alla squadra, quindi ha dimostrato in un momento difficile, pur avendo affrontato i play-off in una condizione psicologica non facile, perché il distacco che avevamo sulla sesta ce la faceva sentire come un'ingiustizia, in realtà la squadra ha tenuto il campo e con grande, direi, saggezza, con l'opportuno cinismo. So che ogni tanto si alza qualche voce critica, dice sì, ma forse non abbiamo giocato bene. Io penso che nello sport agonistico quello che conta sono i risultati. Il modo con cui lo consegue attiene alla forma, allo stile, viene dopo. Merckx non era un ciclista che pedalava bene, Coppi era perfetto in bicicletta, ma Merckx ha avuto risultati che Coppi non riusciva a raggiungere perché Coppi vinceva solo per distacco. Berruti con... Per me inevitabilmente è stata una gioia diversa, una gioia particolare per il fatto che sentivo... La squadra che adesso andrà in giro appunto nei palcoscenici calcistici più importanti, e dobbiamo dire che insomma, parlando delle nostre tradizioni, delle nostre radici, anche il calcio, vero, è, Presidente, è un pezzo della storia di un popolo. Diciamo al padre della Taranta, padre, no? Della notte della Taranta. Diciamo la madre è meglio, perché la madre è unica e certa. Papà se ne trovano tanti in giro. Ma io credo che sia una soddisfazione importante aver scommesso su una idea che poteva sembrare un atto di incoscienza all'inizio. Ma l'idea di legare un progetto culturale che parte dalla storia e dalla cultura di un popolo come quello salentino, dalla sua tradizione più profonda e più antica, e legarlo allo sport popolare per eccellenza, e che anche al tempo stesso cultura per gran parte del mondo in cui esso si gioca. Penso a tante parti del mondo in cui il calcio non è solo sport, è cultura di un popolo. E legarlo ad un progetto che promuove, che prova a conservare e a valorizzare le radici e il folklore di una terra, questa parola bellissima, folklore, che viene da folk, popolo, dall'inglese popolo, folk e lore, sapere, il sapere di un popolo, la sapienza e quindi la consapevolezza e l'orgoglio di una terra. E io credo che sia stata una scommessa importante, e questa scommessa ha avuto una magistrale epilogo ieri a sera, in cui veramente tutto un territorio, io ho seguito la vostra trasmissione per tutta la notte, dalle 19 del pomeriggio fino alle 2 di notte, sino a notte fonda, e la gioia, la felicità, la festa di una città che veniva rappresentata attraverso le telecamere e attraverso i vostri canali in tantissime parti del mondo, si legava al suono di clacson, di trombe che mi arrivavano dal giardino di casa, e che quindi significava che tutto il Salento, tutta questa provincia era in festa. Al ritmo anche dei tamburelli. Anche dei tamburelli, perché siamo anche riusciti a far ballare anche la pizzica. E questo credo che sia un fatto straordinario. È una straordinaria opportunità che nuovamente il calcio e la società Calcio Lecce dà a questa terra. Dobbiamo sapercela giocare al meglio in un momento non semplice, ma che appunto costruiamo con questa straordinaria opportunità che la squadra del Lecce offre a questa terra. Dobbiamo sapercela giocare al meglio. Insomma, un connubio vincente, Presidente. Ma se questo era un connubio, ha portato fortuna.
una... un connubio sul quale si è scommesso all'inizio di una stagione e che vedeva il Lecce protagonista in Serie B. A maggior ragione lo dovrà essere in Serie A. Ma questo è il presidente della Grecia che... Chiediamo al presidente della Grecia Salentina. Cioè, voglio dire, la cassa di risonanza è senz'altro più ampia, più importante, no? Beh, è del tutto evidente che la Serie B è una cosa ben differente. Tra l'altro senza copertura mediatica, la Serie A. Della massima almeno a livello serie. Nazionale. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo fatto come comuni della Grecia Salentina uno sforzo sovrumano sulla base di una scelta convinta di legare il nostro territorio al calcio, ma anche alla serietà societaria di un gruppo, e credo che abbiamo avuto ragione. Adesso si tratta di onorare gli impegni innanzitutto che abbiamo contrattualizzato, tanto per iniziare, siamo un ente pubblico, e ragionare anche sul futuro. Noi abbiamo sottoscritto un contratto con il presidente Semeraro, per cui ci riservavamo un diritto di opzione che non abbiamo ancora esercitato, perché anche lo sforzo finanziario per la Serie A, come dire, raddoppia gli sforzi finanziari. Dobbiamo fare una riflessione ponderata. Io mi auguro che il territorio sappia fare in modo che il marchio sostanzialmente rimanga un marchio territoriale, perché certo. Credo che l'Unione Sportiva Lecce non abbia tantissime difficoltà nell'andare ad individuare uno sponsor qualsiasi. Ecco, dipende da noi, come 11 comuni della Grecia Salentina, dalle altre istituzioni per stabilire in tempi rapidissimi quelle condizioni che consentiranno al nostro territorio di potersi sponsorizzare attraverso l'Unione Sportiva Lecce, nella convinzione che una forte società, un forte gruppo dirigente e degli atleti appassionati, alcuni dei quali anche salentini, qui c'è Esposito credo che sia Salentino Doc. Di Galatina, credo vada anche riconosciuto ad uno sportivo salentino il suo attaccamento alla maglia. Ecco, credo che le istituzioni in questo binomio pubblico-privato debbano decidere anche il futuro, perché se parliamo poi di valorizzazione del territorio attraverso il fenomeno dello sport, poi dobbiamo passare dalle dichiarazioni di principio anche a fatti concludenti. Certo. Noi abbiamo fatto la nostra parte, speriamo che si possa continuare. Trarre spunto da queste riflessioni fatte dagli illustri esponenti delle istituzioni locali, per chiedere al Presidente che quando si intraprende un cammino così importante e così oneroso, quale una società di calcio, è sempre importante non sentirsi solo, no? In un certo senso. È chiaro che poi in prima persona è sempre il gruppo che si espone e che progetta e che programma, però in un certo senso gradirebbe avere, come dire, un contorno, un accompagno. Lei sente vicino questo affetto e questa vicinanza, insomma, del Salento dal punto di vista delle istituzioni? Devo dire di no, perché purtroppo le istituzioni fanno un altro mestiere, quindi e non possono certamente seguire quelle che sono le vicende finanziarie di un ente, in particolare come le società di calcio. Certamente se ci fosse, la provincia ci è stata vicina per anni, voglio dire, e ce la siamo sentita vicina, l'abbiamo apprezzata, poi abbiamo capito che la strada poteva essere diversa e abbiamo anche noi cercato di modificare il nostro percorso. Certo, sentire le istituzioni vicine sì, però io ritengo che in linea di massima, voglio dire, una società anche di calcio debba essere autosufficiente, nei limiti del possibile dovrebbe essere autosufficiente. Poi certamente gli aiuti delle istituzioni sono apprezzabilissimi, però non si può contare soltanto sulle istituzioni. La società deve essere pressoché autonoma, deve investire le sue risorse, e se è capace di resistere sul mercato, non dico che sia vincente, ma comunque è autonoma, no? Deve rendersi autonoma. Poi gli aiuti delle istituzioni sono ben gradite. Certo. No? Torniamo a questa festa, torniamo a queste emozioni, dottor Savoia, e poi qual è il miglior modo per festeggiare 100 anni di calcio a Lecce? Questo è l'anno dei record e anche l'anno dei grandi successi, dei numeri di questo campionato, però parleremo dopo.
Sì, è un anno importante. Io l'ho definito così, è un mio pensiero, l'anno, questa è la promozione della maturità, nel senso della presa di coscienza di questa città, che può tranquillamente pensare positivo e quindi competere nel palcoscenico della Serie A. Io devo dare atto al presidente, tra l'altro, di aver dato veramente a questa squadra, a questa società, un segno importante, nel senso che ci riconoscono in tutta Italia, in tutto il territorio, uno stile importante, uno stile fatto di serietà, fatto di signorilità, e questo non può che far bene a tutta la società, a tutta la città sicuramente. Andiamo da questa parte, sentiamo un po' le emozioni. Adesso sì, allora sentire. Tu vai sulla destra, io sulla anche sinistra. Di Alessandra. Ciao Alessandra. Le emozioni da questa parte. Partiamo da Giuseppe Palaia, che insomma è il decano, appunto, di promozione. Ci sei abituato oppure le emozioni sono sempre quelle, sempre indimenticabili, sempre sembrano ogni volta uniche, e poi quelle successive sono sempre più belle? Ovviamente questa delle 7 promozioni è stata quella più sofferta, quindi quella che ha dato più sofferte sono sempre le più belle. Più gioia, no? Perché i playoff per me sono stati anche un fatto nuovo. Sono stato anche presente quando ci furono gli spareggi che non vincemmo, e quindi questo fatto, questa sofferenza ci ha portato alla fine ad una, io in un'altra trasmissione ho detto un termine un po' spinto, ad una goduria orgasmica ieri sera, è stata stupenda, abbiamo vissuto dei momenti incredibili che sicuramente non ho vissuto nelle altre promozioni. Sandro, sicuramente li avremmo con piacere voluti evitare questi play-off, però tu pensi che tutto questo trasporto, come dicevamo prima, tutto questo coinvolgimento, questo folla, questa acclamazione non ci sarebbe stata se fosse finito in maniera regolare il campionato, come il Lecce avrebbe meritato, per carità? No, assolutamente, in effetti c'è stato più entusiasmo ancora, quindi uno stimolo in più, e senz'altro si è visto, soprattutto uno spogliatoio, i ragazzi erano proprio concentratissimi, e poi nello stesso tempo sono bravi ragazzi, è la un po' giocherelloni, però mai come questa volta è la vittoria di un grande gruppo che ha cercato questo obiettivo con forza, con coraggio, mai con come questa anche. Volta mai come questa volta il gruppo in effetti è fondamentale. Elvis, ce la canti subito la canzone o alla fine? No? Perché? No, Elvis canta con i gol. Bentornato Elvis, vero, davvero no? Hai avuto, facciamo un applauso a Elvis, è inutile non dirlo, hai avuto un momento anche a livello fisico, insomma, un po', no, un po', diciamo, meno bello di quello, e poi sei tornato e hai deciso di tornare nel momento migliore, nel momento decisivo. Sei stato anche tu, soprattutto tu, l'uomo playoff. Raccontaci le tue emozioni, se mai nella tua vita, nella tua carriera avevi provato emozioni simili, insomma, l'acclamazione della folla di ieri, vedere questo tributo di folla, questa gente che vi acclamava, davvero come se foste degli eroi. No, sicuramente abbiamo fatto una grande impresa, perché passare attraverso i playoff non era assolutamente facile. Poi non è che è solo merito mio che siamo andati in Serie A, il merito è della squadra, certo, che ha fatto, credo, in questi playoff, ha fatto vedere di essere veramente una squadra forte sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo fatto una cavalcata per cercare di andare in Serie A direttamente, non ci siamo riusciti, e forse è stata anche questa la forza. C'è stata rabbia e rancore anche di non essere andati in Serie A direttamente, ci ha permesso di trasformare tutto nei playoff. Abbiamo fatto, credo, dei playoff eccezionali. Alessandra, la quarta promozione, credo, della sua carriera. No. E la quarta promozione, la più bella? È stata questa la più stimolante? No, questa è ognuno in modo diverso. Diciamo che ti ricordi sempre la prima, perché è la prima, e per emozione. Poi credo che questa, attraverso la fatica che abbiamo fatto, sia la più bella. Okay. Il grande segreto anche di questo gruppo è di nonostante i playoff siano stati vissuti, vero Raffaele, un po' come una sorta di condanna, insomma, tra virgolette, di complicazione, il fatto di non aver mai abbassato la tenuta mentale. Siete stati sempre forti psicologicamente, e questo sicuramente, soprattutto nella fase playoff, aiuta molto la tenuta mentale, la tenuta psicologica.
Ma credo che la squadra sia stata costruita per andare in Serie A e alla fine l'abbiamo dimostrato, anche perché in formazione abbiamo giocatori molto esperti tipo Elvis, Zanchetta, Di Ribocchi che hanno vinto già altri campionati. Quindi credo che abbiamo dimostrato di essere uno dei gruppi più forti della Serie B. Giuseppe, ieri ti abbiamo visto su questo pullman panoramico, bellissima questa idea di andare in giro per la città con questo cappello, a un certo punto hai gridato è bellissimo, raccontaci queste emozioni. Ma sicuramente è stata un'emozione bellissima, il triplice fischio finale è stata... è stata una gioia per noi, è una cosa bellissima vedere tutta quella gente che è contenta, che stava... sotto a pullman, è stata una cosa bellissima. Sembra la scuola che si sì, toccano, ridono. Allora, adesso io sono curioso di sentire Ciccio Esposito, perché Ciccio Esposito... L'unico salentino doc di questo gruppo. L'unico salentino, però è anche l'unico senza voce, perché l'ha lasciata tutta ieri al campo. Allora, c'è il vocabolario dietro. Allora, no, facciamo così. Ti ricordi quando c'era Moreno e Rockefeller, no? Uno muove la bocca e l'altro parla. Allora, facciamo muovere la bocca a Ciccio Esposito e poi parla Vives. Certo, un salentino con l'accento... campano, insomma, non si dice tanto. È metà campano. Sì, mio padre è di Castellammare. Ah, già, è vero, cioè, papà è vero, di Castellammare. È stata una gioia indescrivibile. Per te è un motivo particolare di gioia, vero? Sì, un motivo particolare perché c'era un sacco di gente conosciuta che ci festeggiava e quindi è una gioia indescrivibile. Una gioia indescrivibile. Ti abbiamo interrotto perché ci sono... gli altri, altri ospiti che vengono a trovarci qui. Ha raggiunto il vicepresidente del Lecce, Mario Moroni. Buonasera. Accomodatevi. Prego, accomodatevi. Ecco qui, Andrea Ardito. Avvocato Mario Moroni, buonasera. Ciao Tiziano Polenghi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Complimenti. Beh, un applauso a tutti. Buonasera. Ecco qui, eccolo il suo. Eccolo qui. Bene, c'è anche il tir, 100% Lecce. Allora, chi ce l'ha il microfono? Gianni Munari da questa Simone, parte. Buonasera innanzitutto al vicepresidente Mario Moroni. Eccolo grazie, qui. I saluti, siamo in diretta, questo è il bello della diretta, grazie. Eccoli qui. Beh, insomma, una soddisfazione averli quasi tutti qui, pian piano arriveranno quasi tutti, ma stavamo sentendo Ciccio Esposito che, insomma, da Salentino Doc, insomma, può raccontare le emozioni di chi vive, vince in casa propria, Conosciuta e quindi è stato un motivo in più, una gioia maggiore festeggiare la promozione con questa maglia. Ecco, allora sentiamo anche Giuliatto. Allora, raccontaci anche per te la promozione numero? La seconda, ma è la prima, perché ecco, ho vinto un campionato perché la prima interregionale, a Treviso, vero? No, interregionale, quindi interregionale. Non conto neanche qui. No, è un'emozione indescrivibile, anche perché l'anno scorso siamo arrivati a gennaio in parecchi con un obiettivo da raggiungere e credo sia una grande soddisfazione aver raggiunto l'obiettivo. Sì. Simone Tiribocchi. Allora, 100% Lecce. Grazie. Simone. 100% Lecce sulla maglietta. Buonasera. Insomma, ieri tutta la famiglia. Grazie anche a te per tutte le gioie che ci hai regalato. C'erano tuo padre, tua madre che ormai conosciamo benissimo, emozionatissimi. Sì, più di me. E allora facciamo una cosa. Abbiamo in collegamento, sì, ti vediamo. Sì, ecco ti qui. Vediamo Valeria, ciao. Vediamo con chi allora, sta. Guarda eccola! Un po'. Di là ci sono. No, proprio mi segue. I mariti di qua ci sono le mogli. Ecco qua. La moglie del tir. Ciao Gloria. Ciao a tutti. Non Gloria. L'ho fatto apposta, passevamo veramente di qua per caso. Gloria, qui siamo al Grande Fratello, altro che Piazza Giallorossa. È vero, cioè, il grande occhio del Grande Fratello ci vede sempre. Possiamo garantire che tuo marito signora... è qui. Un attimo, dimmi Giuseppe. No, possiamo garantire che Simone è qui. Gloria, siccome non ci crediamo che tu sei lì per caso, ti invitiamo naturalmente a raggiungerci qui nella nostra piazza. Sono qui. Aspetta che per sono la qui festa con finale. No, ma sta lì. Aspetta un attimo. Abbiamo la signora Riatti. Ciao a tutti. Ciao.
Valeria, la signora, sì. Naturalmente invitiamo tutte le mogli a festeggiare alla fine qui con noi, a stappare lo... Le porto romanzo. Io. Grazie. Tranquilla. C'è anche la moglie di Zanchetta, Anna. Tutte lì a controllare. Bene, Elvis, bene. Elvis, è qui anche tua moglie. Ciao, non ho più una voce. Non ho voce. Non ha voce neanche lei. Allora, no. Dunque, no, il microfono ce l'ha Simone. Simone, sicuramente è un'annata straordinaria. Probabilmente dal punto di vista dei gol è la più prolifica. Sì, sì, indubbiamente. Però poi quelli passano in secondo piano, no? Quando c'è questo obiettivo, questo traguardo finale bellissimo. Siamo felicissimi, sono felicissimo. Quindi ce la stiamo godendo un po' adesso. Sì. Ho anche risparmiato la telefonata adesso, tanto ho visto dov'è, quindi senza... Bene, no, ma... Un attimo! Sì. Scusate, c'era la moglie di Ardito che si era nascosta. È eccola qui, anche qui. Lei, tranquillo Ardito. Ciao. Eccolo qui tuo marito, eh? È qui. Ok, ok. Lo vedo. A casa. Allora, sentiamo il anche... Il terzo portiere del Lecce, Gabrieli. Ah, ecco qui. Sera a tutti. Di letto. Me li ricordo tutti i nomi io, eh. Sentire che mi chiama il buffo. Cercava di mettermi in difficoltà, prego. No, sono contentissimo di questa promozione, anche perché sono 10 anni che sto a Lecce. Sì. Primo anno che sono in una prima squadra e vincere subito il campionato di Serie B è qualcosa di indescrivibile. Bene, allora sentiamo anche mister Giancarlo Odi, perché stavamo completando il giro, quindi sentiamo anche la voce di chi ha stufello? Da qua ci arrivano suggerimenti che... Mister, perché la chiamano stufello? Perché? Perché la chiamano stufello? Tufello, no. Stufello. No. Tufello. Ah, come Tufello. Ah, voi il quartiere di Roma? No, perché sono nato Artufello. In questo quartiere, sì. Ah, beh, insomma. Radici, bello, radici popolari importanti, è una sanguigne, vergogna. Certo, sì, è vero. Orgogliosamente no. Lo dice. Come no, ci mancherebbe altro. Certo. Vabbè, parliamo di questo splendido cammino. Sì. Sono 42 partite più 4 di playoff. Difficile mantenere alta la tensione lungo un cammino così estenuante, se vogliamo. Ci sono stati dei momenti in cui di scoraggiamento, nel quale, insomma, durante il quale magari avete pensato che, insomma, il progetto potesse sbriciolarsi, e se c'è stato, cosa avete fatto in quei momenti? Ma di momenti brutti ce ne sono stati più di qualcuno, però è chiaro che poi dopo c'è sempre il momento della reazione, no? Da parte nostra, dalla parte tecnica, la reazione c'è sempre stata, e per fortuna però c'è stata la reazione dei ragazzi, perché io credo che questi playoff, alla fine, la squadra penalizzata eravamo noi, perché noi abbiamo lottato fino alla fine, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di campionato per andare in Serie A direttamente. Non ci siamo riusciti per tanti motivi, anche forse un po' di sfortuna. E ricominciare e a fare i playoff, poi con squadre che purtroppo erano arrivate 12 punti dopo di noi, non era facile. Oltretutto, più di qualche squadra, due squadre si sono un pochettino allenate. Il calcio, però, vuol dire, il campo ha anche un suo, dà anche dei responsi che poi danno anche il senso della giustizia, se vogliamo, perché se è vero come è vero che 3 partite su 4 sono state vinte, significa che comunque il campo i valori in campo è finita, ecco, la terza e la quarta sono arrivati, sì, in campo, appunto, ma io infatti no, io continuo a dire che non è un regolamento giusto questo qua, cioè ci sono cose sbagliate. Io credo che arrivare dopo un campionato così lungo e a far fare ancora 4 partite non è una cosa regolare, a mio modo di vedere. Certo. Chiaro, ma non perché adesso ci siamo trovati noi, perché Satrano ci si potrà trovare un'altra società, un'altra squadra. Io credo che la terza e la quarta dovevano fare la loro finale, e la quinta e la sesta non c'entrano niente. Ma che mi rappresenta che la quinta e la sesta sono arrivati 12, 11 punti, certo, di stacco, certo, fanno le finali, che poi alla fine nei playoff può succedere pure che una partita ti va storta. E se una partita ti va storta, tu hai perso un anno di lavoro. I playoff sono cominciati con la partita di Pisa.
La partita di Pisa può essere ricordata per tante cose, intanto per il gran gol di Simone, perché ha fatto un gol straordinario, ma anche per qualche episodio che un po', insomma, ha ravvivato un po' l'ambiente. Allora, ce l'avevi promesso, mister Paleari, ce l'avevi promesso, adesso qui davanti a tutti, davanti a tutta la squadra, dobbiamo fare la moviola, è vero o no? Dobbiamo fare la moviola, la super moviola. Dobbiamo potrei far vedere tranquillamente la moviola, perché non è successo niente, però ci sta anche. E torniamo a monte. Quando due persone, cosa è successo? Momento, quando due persone si frequentano da parecchi anni, fammi parlare. Vabbè. Quando due persone si frequentano da parecchi anni, nel mio caso 11, ci sta anche che si possono innamorare. Quando si è innamorati, qualche pazzia bisogna farla. Eh certo. E tu quale pazzia hai fatto? Niente, ho avuto degli atteggiamenti. Ecco, non ci vuoi spiegare un po', perché noi alla mia professionalità, però non è successo quello che è stato detto. Comunque siamo qua, abbiamo vinto, siamo stati bravissimi tutti, i ragazzi in primis. È stato un campionato voluto, cercato, sofferto, è stato più bello. Ecco. Grazie a tutti. Un applauso. Allora no, dottore Carlo Branzo Zaccaria, insieme al... Intanto lei lo sa che il dottore Pallani è un po'... invidioso, no? Perché non credo proprio. No, invece no, sono testimone di questo, che il dottor Palaia è invidioso, perché si dice sempre buon pranzo e non si dice mai buon Palaia. È vero o no? Ha detto così. Questa fa parte delle battute. Questa non è una battuta tua. No, appunto, sono testimone che lui ha detto questo, quindi le riporto la battuta del dottor Palaia. Sarete abituati sicuramente, eh? Le conosciamo bene quelle battute. Ma chi che simula di tutti questi ragazzi? Chi simula di più qualche malessere? Vediamo un po'. Fanno tutti quanti. Presidente. Tutti indicano. Indicano. Ardito, è possibile. No, ma non credo proprio invece. Eh? No, no, assolutamente non Ardito. È vero Andrea? Simuli? Ma prima mi sentiva la sedia per finir l'anno a me. Ce la facevo più. Ma perché lo fai allora? Perché per attirare l'attenzione? Cosa? Di simulare il malessere, non è vero? No, no, non è che simulo, sono arrivato proprio alla frutta, non c'avevo più un'energia neanche a tirarla fuori col lanternino. Adesso facciamo anche la stessa domanda che abbiamo fatto al dottor Carlo Branzo Zaccaria, anche a Sandro Donato e anche al dottore Palaia. Chi è che uno, tu parti alla panchina, fai lo scatto, arrivi lì e poi invece sta bene, chi è? Tra tutti Gianni questi. Munari è uno di quelli. Gianni Munari. Sì. Ce n'è più di uno, però insomma. No, vogliamo i nomi. Elvis. Allora, Elvis. In testa Munari, secondo? Elvis. Elvis. Sì, 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 sì. Diamutene è l'altro, sì. Diamutene è il terzo. Bene, diciamo il podio è composto da questi tre. No, Simone no, Simone. Oddio, l'ultima volta sì pure. Abbiamo perso un po' di tempo. Vediamo un po', le simulazioni tattiche, dice il dottore. Giuseppe, quando si è in vantaggio bisogna perdere un po' di tempo, ci sono le simulazioni tattiche. Ma chi è il più artista a simulare? Artista, no. Chi sta a terra deve simulare. Ieri per esempio hanno simulato in pochi. Perché qualcuno doveva simulare per perdere un po' di tempo, quello fa parte del gioco del calcio, no? Assolutamente sì. E allora, non abbiamo ancora... Io vorrei chiedere al vicepresidente, perché ancora ho visto che stavano completando la sistemazione dei microfoni, insomma, hanno detto che funziona, per cui adesso mi sto rivolgendo a lei. Le sue emozioni, anche per lei, insomma, 4 promozioni da quando c'è l'era... No, 5. 5 promozioni, giusto? È vero. Questa forse è la più bella, la più emozionante, nella bacheca, nella scala dei suoi ricordi, insomma, occupa il primo posto? No, la più emozionante, lo ripeto spesso, è quella dalla C alla B, è la più sofferta, la più obbligata in senso assoluto, perché normalmente noi dobbiamo sempre raggiungere il massimo risultato, quindi se siamo in B dobbiamo andare in A, se siamo in A ci dobbiamo salvare, ma essere in C il primo anno della nostra gestione era un disastro proprio, la C era una categoria che non ci apparteneva, per cui potevamo stare realmente soltanto un anno e ci stemmo soltanto un anno. Però le emozioni di questo campionato sono state veramente intensissime, perché abbiamo fatto un campionato straordinario, 83 punti, e alla fine sembrava che ci dovesse sfuggire, invece poi le capacità morali, la voglia, le motivazioni di questo gruppo, la voglia di soffrire, di continuare a soffrire per 15 giorni ancora, è stata la carta vincente che ci ha portato in paradiso.
il sogno dell'A è una cosa troppo importante, raggiungerla per tutti quanti sembra una parola, ma insomma è dura raggiungerla. C'è anche fatto. Forse un altro aspetto che rappresenta una novità rispetto al passato, rispetto alle altre gioie non meno importanti, che probabilmente man mano che si va avanti c'è anche un modo nuovo di dare visibilità a quelli che sono, a quelle che sono le vittorie. Ieri c'è stato un fenomeno che ha unito praticamente quasi tutto il mondo. Attraverso il segnale televisivo tutto il mondo, tutti i tifosi salentini sparsi nel mondo hanno avuto la possibilità di gioire insieme a tutti coloro i quali erano a Lecce e hanno riempito le piazze. Probabilmente questo, sotto l'aspetto, come dire, esterno rispetto al fenomeno calcistico, è stato un aspetto di novità, no? Rispetto al passato. Beh, non era un fatto per pochi intimi, indubbiamente, insomma, con Sky che ha trasmesso la partita. L'hanno vista dappertutto. Naturalmente mi riferivo anche alla festa nelle piazze, il fatto che comunque questa gioia sia stata amplificata dal segnale televisivo in tutto il mondo. Sì, appunto, beh certo, questo va di pari passo con... Arrivano ancora altri eroi. Grazie intanto. Mario Zanotti, grazie, ciao Mario. Ciao. Grazie. Marcello Cottapava. Ciao, grazie. Beh, insomma, stavamo completando il discorso. Perché questo è l'ottavo campionato di Serie A della nostra gestione. Per cui sì, in effetti è stato un campionato, diceva lei, lungo, importante, entusiasmante. Penso. Sofferto, estenuante, nessuno mai avrebbe pensato che con 83 punti non saremmo andati in Serie A direttamente, peraltro ad un punto solo, no? Dal Bologna che invece ce l'ha. Sì, ma abbiamo avuto dei picchi di entusiasmo e di performance, la vittoria a Bari per esempio è stata straordinaria, il 4-0 con l'Albino Leffe è altrettanto straordinario, e poi abbiamo avuto delle partite un po' così... un po' stupide, perse, che so, con il Brescia in casa, qualche pareggio di troppo in casa, ma soprattutto il derby in casa ci ha messo in seria discussione questa promozione, in seria difficoltà, però è stata la chiave di volta perché poi il gruppo si è ricompattato nella sofferenza e devo dire anche che dal presidente a tutti gli altri abbiamo rinserrato le fila. E abbiamo continuato a credere che questo traguardo si poteva raggiungere e l'abbiamo raggiunto. Alla fine poi il campionato ha espresso esattamente i valori del campionato, cioè che il campionato stesso ha espresso, prima, seconda e terza sono andati in Serie A, per cui... però è stata un'impresa straordinaria il doverlo dimostrare in un torneo a quattro, insomma, ecco. In effetti è vero, l'ostacolo forse più difficile è quella sconfitta del derby, e così come parlavamo prima della forza, grande tenuta psicologica di questa squadra, grande maturità anche di questo pubblico, che ha sempre, vero Presidente, guardato avanti, non si è mai demoralizzato, non si è mai fossilizzato sulle critiche di una caduta, quest'anno grande maturità ha dimostrato il pubblico fino poi a questa esplosione finale. Beh, la partita col Bari certamente è stato un segnale negativo, no? Era un'attesa di promozione diretta, l'attesa della promozione diretta ci aveva oramai assalito, ci aveva convinto, ci aveva persuasi che potevamo farcela. Poi questa battuta d'arresto, cose che avvengono poi dappertutto, in tutti i campionati, certo. In tutti i momenti possono accadere. Che poi sia arrivata in concomitanza della partita col Bari, poi questo ci è dispiaciuto in modo particolare. Però voglio dire, l'abbiamo superata con grande entusiasmo, con grande forza, i ragazzi sono stati splendidi ed è passata. Anzi, la vittoria poi finale ci ripaga di quel risultato. È merito anche di questo gruppo, insomma, Elio, se dai 3.000 abbonati che abbiamo visto forse nella prima partita contro il Frosinone, poi siamo arrivati fino a questo stadio da tutto esaurito, stracolmo, questo entusiasmo ritrovato nella gente. Si è riusciti ad abbattere lo scetticismo con i risultati, e lo scetticismo lo abbatti quando dimostri temerarietà e arroganza, quell'arroganza
presentata da 11 vittorie esterne in campionato, 2 vittorie esterne qua, questo modo un po' sfrontato di affrontare gli avversari e di abbatterli quando sembrava che dovessi essere tu a difenderti o quando davi l'impressione che tu ti stavi difendendo ed eri in affanno, ti dai fuori il colpaccio. Io ho coniato la definizione di gemelli del gol, questi due bomber, la coniai dopo la prima partita di Frosinone, rischiai, ma i fatti mi hanno dato ragione. 33 gol in 2 in un torneo non sono assolutamente pochi, senza nulla togliere a tutti coloro che stanno dietro e che hanno portato sussistenza e sostegno. No, noi abbiamo sentito, ci siamo incrociati con il presidente Pellegrino prima dell'inizio della partita. Gli abbiamo chiesto una dichiarazione perché eravamo in diretta e il presidente ha detto: no, preferisco parlare dopo la partita. Anche lei forse aveva quel pizzico di scaramanzia che era proprio di tutti noi, insomma, prima dell'inizio della partita. Qualsiasi tifoso è scaramantico, quindi ho obbedito a una vecchia regola. Parla sempre dopo, non parlare prima. Lo stadio che annunciava già la festa, tutti ci siamo, no? Per esempio, ha determinato quasi un'insurrezione popolare. Mancavano ancora 5 minuti. Tomaturgici. Io però, che poi vi dovrei salutare. Porga, no? Grazie, porga. Grazie a tutti per essere venuti. Ci sono tante email. È ci una sono... festa stasera, prego. No, io vi vorrei salutare. Vi vorrei salutare perché sono stanchissimo, sono fuori di casa dalle 9 di questa mattina. Oltretutto in questi giorni abbiamo avuto in provincia il lutto del consigliere Basile, sono stato a Ugento, non sono nemmeno rientrato a casa. Però vorrei porre un problema e vorrei chiedere la consulenza di Sergio Blasi e di Luigino Sergio, che sono esperti in materia. Secondo me ha bruscato, dopo il gol è stato punto dall'Atalanta, perché percorreva il campo in lungo e in largo, dietro, in difesa, avanti, come se la partita dovesse durare 60 minuti e non 90. No, secondo voi era successo? Consulenza tecnica, no, ma in questo caso è facile perché la pizzica l'effetto della taranta è questo? La pizzica è un farmaco e quindi è un ricostituente e quindi il gol in quel caso ha avuto la stessa efficacia del ricostituente e quindi ha funzionato, ma loro sono bravi di loro, al di là del... Mi raccomando, non è tutto, devi dare una bella dose allora. Sì, no, io stavo pensando una cosa prima, noi dobbiamo... ci sono ci sono in svolgimento gli europei, la nazionale vive un momento. Noi andammo con l'orchestra della Notte dell'Atalanta in Germania a Duisburg, a Casa Italia, a fare un concerto per la nazionale e quella nazionale vinse i mondiali. Beh, diciamo che questa promozione del Lecce è avvenuta in questo modo, con un supplemento di energia, di risorse, ma poi anche con una soddisfazione grande legata al fatto dei play-off e alle 3 vittorie più la festa straordinaria di ieri sera. Beh, diciamo che attraverso questa vittoria, questo ricostituente che arrivi anche alla nazionale in Svizzera e che martedì sera a Zurigo sia in grado di vincere in maniera netta e chiara contro la Francia e che superiamo il turno, mettiamola così. Gli facciamo arrivare la nostra musica attraverso i salentini che sono a Zurigo, che sono tantissimi e che quindi... Che sicuramente ci stanno vedendo in questo momento attraverso il nostro canale. E quindi all'Etzigrund di Zurigo saranno in grado di sostenere con Calinitta anche la nostra nazionale. Ma questo è un pizzico della taranta in genere ha un effetto a termine o va? Il problema è molto semplice perché secondo noi è meglio suonare che essere suonati. Cioè, fatto episodico. Allora io credo che oggi noi dobbiamo gioire per questo gruppo meraviglioso dal punto di vista societario, dal punto di vista atletico. Adesso io non so come andrà a finire, ma credo che questo binomio molto occasionale che è nato, che noi vedremo di consolidare tra il marchio Notte dell'Atalanta, Unione Sportiva Lecce, fino ad essere stato vincente. Se per il futuro questo lo sarà, poi vedremo. Per ora, ripeto, credo quello che ha detto Sergio Blasi è vero, noi abbiamo fatto uno sforzo incredibile, proprio dal punto di vista delle scelte. Il Salento in Serie A, la città
di Lecce sportivamente parlando in Serie A. Ecco, godiamoci questa, certo, questo trionfo e allora, lavoriamo per il futuro. Un attimo, dovremo liberare il presidente della provincia, il senatore Giovanni Pellegrino. Io voglio rifare gli auguri a Giovanni Semeraro, a Papadopoulo, che secondo me è stato un mister ottimo, a tutta la squadra, e ho rivisto il gol di Abbruscato, un capolavoro di azione. Ecco, io che sono stato sempre un teorico del contropiede, tre passaggi in porta, via, tutte palle di prima, bellissimo gol, complimenti davvero. Arrivederci. Grazie Presidente, la ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Oh, ecco qui anche la stretta di mano da parte del presidente Pellegrino al bomber. Grazie per essere stato con noi, presidente. Di nuovo, grazie. Allora, noi stavamo da queste parti, però io volevo anche dire che insomma ci sono arrivate centinaia di email. Io spero di avere il tempo di leggerle, non dico tutte, ma almeno anche migliaia. Che dico centinaia? Migliaia. Allora, intanto ci sono. C'è un messaggio dalla Francia, Massimo, che fa i complimenti al grande lavoro svolto dal presidente e da tutto il suo staff. E un in bocca al lupo anche a Valdese che ci lascia. Gli auguriamo una grande carriera. Grazie comunque per quello che ha fatto per il Lecce. Poi un altro bel messaggio da parte di Angelica, una ragazza non vedente della provincia di Lecce, esattamente di Corzano. Ieri c'ero anch'io allo stadio, ma è soltanto in maniera figurata, perché ha vissuto l'emozione in diretta grazie alla trasmissione irradiata dalla nostra emittente e da Telerama e da Radiorama, e questo le ha dato la possibilità di essere in un certo senso coinvolta in questa grande festa. Un ringraziamento va a Tonio De Giorgi, che è bravissimo nel fare la radiocronaca, e a tutti i giocatori del Lecce che gli hanno dato questa grande soddisfazione. Salutiamo questa ragazza, dai, salutiamo Angelica da Corzano. Poi Andrea Luceri da Roma, questo nostro telespettatore ci chiama da Roma, ci scrive da Roma, il caricaturista di Lecce Magazine, per lavoro vive e studia a Roma, ma naturalmente segue la nostra trasmissione attraverso il canale satellitare Puglia Channel. Poi questo invece è Marco da Giuggianello, che naturalmente augura un bel futuro a Lecce Calcio, in previsione anche di quello che sarà il prossimo campionato. Fa una considerazione sulla mancata copertura televisiva che ha tolto risorse importanti alle società. Esorto la società a riconfermare mister Papadopoulo, una garanzia per la Serie A. Ne parleremo tra pochissimo di questo, parleremo tra pochissimo anche del futuro, anche se vorrei più soffermarmi su questo presente che è bellissimo. Intanto colleghiamoci con Valeria Coi, vedo questa piazza sempre più piena. Ciao Valeria. Sì, eccola la piazza, la potete sentire. Un attimo soltanto, non abbiamo potuto dirlo prima, c'è anche una metà di Giuliatto, che non è proprio la fidanzata, ma mi hanno detto che è un amico fraterno. Eccolo qua. Vediamo. Ecco, cosa vuol dire? Salutalo. Sulle mani. Sì, ti abbiamo visto. No, vi spiego, lui ieri faceva le interviste sul pullman, perché noi abbiamo avuto l'esclusiva, siamo riusciti ad avere queste interviste mentre il pullman viaggiava per la città per salutare i tifosi. E ti sei anche improvvisato giornalista ad un certo punto. Sì, spero di non aver creato casi scomodi alla società. No, assolutamente no. Volevamo puntualizzare insieme alle mogli dei giocatori che è vero che tanto lavoro è stato fatto dalla società, tanto dai calciatori, anche i giornalisti probabilmente hanno fatto del loro meglio, no? Perché era anche un loro compito star vicino alla squadra, ma le mogli, povere, li hanno sopportati, tra virgolette. Anna Zanchetta. Una pazienza infinita questi 15 giorni. Andiamo dalla moglie di Abbruscato, che finalmente si è riscattato, no? Elvis, sono contenta. Non ho voce.
Un attimo, c'è anche la moglie del TIR, l'abbiamo fatta vedere, tu sei quella poi, la tifosa doc, con tutte le gesti scaramantici lì allo stadio, sempre pronta ad incitare la squadra. E Simone, anche tu hai avuto molto self-control. No, direi di no, nel senso, sono molto scaramantica, ma lo sono... Lo sono state tutte, diciamo che magari loro sono un po' più timide nel dirlo, però devo dire che abbiamo gioito e sofferto tutte insieme e adesso ci godiamo questa vittoria. Complimenti a tutti. Simone, non ti preoccupare, sappiamo che sei geloso, ma stai tranquillo. Geloso, eh? È passato. Una diceria. Dice che è una diceria. Perché è vero. Sì, sì. Ammazza. No. Allora, ci sono tanti altri messaggi, in particolare uno, Marco Forcignanò, che ci chiama, cioè, ci scrive addirittura dal Canada, insomma anche lui dal ristorante Stuzzichi, Club Giallorosso Sergio Vantaggiato, poi Beppe da Lecce. Grazie ragazzi, siete stati immensi. Poi ancora, velocemente, Salvatore Mancarella. Sono un ragazzo tifosissimo del Lecce e da Gallipoli. Congratulazioni, stringendo la mano a tutta l'Unione Sportiva Lecce, perché oltre ad aver conquistato la Serie A ha fatto un eccellente campionato da togliersi il cappello. E adesso, ecco, questa è una bella domanda. Ora vorrei chiedere al Presidente, perché non tentare l'Europa con l'accesso in Coppa UEFA? Questo ce lo dice Salvatore Mancarella. È una domanda di un tifoso che noi giriamo. Il campionato europeo vuol dire, il campionato europeo che stiamo facendo vuol dire. No, parla della Coppa UEFA. Andiamo cauti. Prima cerchiamo di arrivare in Serie A. Ecco, i tifosi vanno sempre da farsi. Sindaco, peraltro... Ma non vogliamo altro. Questa euforia giallo-rossa un po' ha oscurato, almeno insomma qui da noi, forse, questa passione per l'Italia, o no? Beh sì, c'è stata, voglio dire, noi eravamo presi da questi straordinari successi del Lecce, quindi magari abbiamo avuto poco tempo per dolerci del passi falsi della nazionale di Donadoni. Io mi auguro che si possa, sull'abbrivio dei festeggiamenti di ieri, si possa festeggiare anche domani sera il passaggio del turno della nazionale. Spero che Donadoni abbia ascoltato Sergio Blasi e abbia magari organizzato una sorta di te lo diciamo, te lo diciamo, di incontro con qualche nostro connazionale, col tamburello può intonare qualche passaggio di pizzico. Questo perché insomma, sarebbe splendido poter continuare a festeggiare anche con i successi della nazionale. Io sono un po' scettico, ero un po' scettico, però devo dire anche quando abbiamo conquistato, cioè siamo stati costretti a giocare i playoff. L'ho detto. Ecco, facevano paura questi playoff. Sì, perché sembrava normale che dopo aver dominato un campionato a 83 punti, poi questi non fossero sufficienti. Ma è un po' nel DNA del Lecce soffrire sempre fino alla fine, no? E poi si immaginava di queste squadre che invece già da tempo si erano concentrate sui playoff, facendo riposare i loro giocatori, mentre i nostri avevano inseguito sino all'ultimo minuto l'opportunità della sfumata poi alla fine della promozione diretta. Però l'ho detto un'altra volta e lo voglio ripetere, è stato il presidente a darmi la tranquillità. Ci siamo incontrati a Roma, loro tornavano da Messina in aeroporto, purtroppo avevano fatto il loro dovere vincendo a Messina, però avevamo avuto il risultato di Mantova, che ci diceva che il Bologna era riuscito a vincere sì, a Mantova, quindi l'ultima partita sapevamo tutti noi che sarebbe, che un poco ci intendiamo di calcio, almeno io che me ne intendo un poco, sapevo anch'io che sarebbe stata una formalità e quindi che eravamo già da allora condannati a giocare i playoff, e questo mi spaventava molto. Giovanni Semeraro invece mi disse e capì che non era un modo di interloquire di circostanza, disse non ti preoccupare perché tanto vinciamo lo stesso. Lo diceva la stessa convinto. Tranquillità che forse lei ha trasmesso a tutti questi ragazzi, peraltro lei... E glielo chieda. Certo che glielo chiedo, lei ha lo detto a Marcello, sono certo di andare in Serie A in un modo o nell'altro già tantissimo tempo fa. Vabbè, ormai se ce l'hai parli tu. Non so se l'ha trasmessa questa serenità il Presidente?
Sicuramente sì. Marcello, di la verità. Di la verità. Non andare contro il presidente. Sì, eravamo consci dei nostri mezzi e abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo, un'ottima squadra, perché non era facile affrontare questi playoff con questo entusiasmo e soprattutto con questa sicurezza che abbiamo dimostrato in tutte le quattro partite. Marcello, ecco, Tiziano, quanto facevano paura questi playoff e soprattutto qual è stata secondo te l'ingrediente principe, insomma, per affrontarli nel modo migliore, fondamentale? Ma personalmente i playoff potevano nascondere alcune insidie, perché noi arrivavamo dopo un campionato giocato fino all'ultima partita, però penso che la voglia di tutti di raggiungere l'obiettivo sia stata talmente grande che ce l'abbiamo fatta, quindi è giusto che sia finita così. Capitano, il faro di questo centrocampo, il faro adesso? Quando si va? Non ho più l'età. Ieri in conferenza stampa hai detto, Andrea, la gioia più grande dal punto di vista, insomma, calcistico naturalmente, una promozione così, insomma, quelle emozioni, quelle sensazioni non le avevi mai provate prima nella no, tua carriera. No, l'ho detto in sala stampa ieri, che per me è la soddisfazione sportiva più grande e che non è paragonabile la vittoria di questo campionato con le 4-5 salvezze in Serie A che ho fatto, quindi è una cosa che ribadisco sicuramente. E c'è un saluto per te da Luca di Perugia, che si scusa perché non ha capito ieri il senso della telefonata alle 2:30, hanno festeggiato anche a Perugia. Sì, mi hanno fatto fare una chiamata a sto povero ragazzo che dormiva, non capiva più niente, però c'erano i tifosi che volevano farmi parlare, gli ho parlato, ma non, poverino, cioè, ero appena sveglio. Quindi. Allora, tra poco avremo anche, ci hanno sollecitato una recita collettiva, da chi evidentemente questo gruppo lo conosce bene, perché le talpe stanno anche fuori da qua, poi magari si dipanano attraverso internet. Però io volevo approfittare, lì c'è Alessandra col microfono, c'è Gianni Munari, eccolo, è lì, Gianni Munari che ieri, insomma, si è andato vicinissimo al gol, almeno in un paio di circostanze. Quanto ti sarebbe piaciuto timbrare il cartellino ieri con un bel gol? Una doppia emozione, ecco, però sono contento lo stesso. Non riesco a parlare perché purtroppo... No, però... Sono tutti senza voce. L'ha timbrato il cartellino. Dice l'ha timbrato il cartellino. No, dopo... Dipende che cartellino... Gianni, io non so quale cartellino stanno parlando, No. Tanto abbiamo superato la fascia protetta, possiamo andare, vai. No, io sono andato a casa anche ieri sera con Giuliato, appunto. Perché... perché qua girano brutte voci, capito? Capito. Io non c'ero. Era sicuramente un altro. No, ecco. Però niente, ripeto, è stato fatto degli ottimi playoff, penso, come tutta la squadra. Abbiamo ritrovato, penso, quell'unione che... Tirato a lucido però, Munari tirato al lucido per questi playoff. Sì, ho riposato un mese, mi ha fatto riposare. Tra panchina. Però mi ha fatto riposare, questo ha fatto bene, però niente, ripeto, abbiamo trovato forse quell'unione che ci mancava da un paio di mesi. Quindi siamo contenti, dai. Siamo ancora felici tutti quanti, penso. Luca Ariatti, anche lui. Rivolgiamo un applauso a questi ragazzi. Sono stati straordinari. Luca, ma chi è il buon tempone del gruppo? Qua ce n'è più di qualcuno. No, eh? Vabbè, il gruppo... Buon tempone vive, si chiedeva un attimo cosa voleva dire, però non lo so. No, il gruppo che... Mica ci possiamo mettere a parlare di tattica stasera. No, è un gruppo che trova forza veramente nel gruppo, uno con l'altro. La dimostrazione appunto che quando si ottengono tutti questi punti... Oltre a un valore tecnico c'è sicuramente un grande valore morale dietro, ecco, quindi lo spirito che c'è stasera c'è quasi sempre stato ogni giorno a Calimera. Bellissimo, ecco. Questa cosa infatti la volevo chiedere a Mario Zanotti che insomma vive con loro. Vive a contatto di gomito con questi ragazzi, no? Per cui insomma conosci i suoi umori, i loro umori. Le loro anche tensioni prima di scendere in campo, i loro adesso momenti... che è finito tutto si può dire di tutto, Mario. Si può dire tutto, no, questo è un gruppo senza falsa retorica, un gruppo di persone per bene,
educati, di grossi professionisti, ma veramente non è mia abitudine dire così. Vigile. Bravo, bravo Mario. Applauso, grazie. Mario. Però senti, adesso... ma chi è il vero leader, il vero trascinatore anche nelle situazioni di gruppo, quando andate fuori, il buon tempone, il... No, diciamo che c'è il gruppo degli scapoli che è piuttosto nutrito in questa squadra, che ci, insomma, è molto simpatico. In prima fila io voterei per Vives. Vives è un ragazzo che... Non l'avremmo mai detto, Per poco ancora. La rivelazione. Per poco no, ancora. No, sono adesso senza fare classifiche che non è simpatico. Però Vives è uno di quei giocatori, di quelle persone che creano il gruppo, è un ragazzo che va d'accordo con tutti. Lui dice che io senza di lui non so stare, che ho un debole. Forse è vero, come a volte lo richiamo anche perché ho cercato di educarlo un pochino e un pochino ci sono riuscito anche. No, ma a parte tutto, cioè Schiavi lo stesso che è un timido che però è di gruppo, lo stesso Corvia non parla molto però Daniele, si è integrato subito. Sì, adesso lo sentiamo. Ecco, Daniele. Facciamolo parlare. Facciamolo. Io però prima di fare parlare Daniele volevo... Anche Esposito, sennò poi si dispiace. No, volevo invece prima di far parlare Daniele fare, come anche succede in campo, l'assist da parte di Elvis. Perché? Perché abbiamo notato spesso, e le immagini in questo senso sono state d'aiuto, come voi giocate nello stesso ruolo, in un certo senso sorge sempre quel pizzico di rivalità, quella sana rivalità. Però abbiamo sempre visto che quando ha segnato Corvia, il primo ad andare ad abbracciare il compagno è stato Abruscato. E viceversa ieri. Abbiamo notato questo. È stata un'esatta osservazione? Sì, perché siamo compagni di camera, quindi insomma ci siamo trovati bene fin da subito e è nata questa armonia. No, è facile parlare di gruppo a parole, però poi noi lo vediamo sul campo. Cioè, dici Luca? No, che si trovano bene anche a poker quando giochiamo. Sì, perché siamo i primi a andare via. Perché perdete o perché vincete? No, perché perdiamo subito. Ah, perché... Daniele, allora, un applauso anche a te. Gol importanti, gol pesanti. Un applauso a lui perché è stato... Vogliamo ricordarlo, l'abbiamo ricordato quando sei venuto qui ospite in Piazza Giallorossa la prima volta. Come stava ieri? Stava allegro, penso, come tutti gli altri. Però Daniele, il Salento ti porta bene, perché qui ha vinto lo scudetto, adesso hai conquistato anche la Serie A. E soprattutto con il massimo dei gol, no? della tua sì, carriera. Sì, diciamo stagione che più prolifica. È stata la mia stagione più prolifica. E, tornando al discorso di Elvis, diciamo che siamo stati in camera ultimamente parecchio, diciamo gli ho dato una serenità in camera non indifferente e questo l'ha dimostrato sul campo lui soprattutto, e quindi sono contento anche io per lui. Sì, allora Alessandra, mi ero persa perché stavo parlando con loro. No, poi qua c'è la grande sorpresa. No, io volevo chiedere all'avvocato Mario Moroni, si fa presto a parlare di gruppo. All'interno di un gruppo ci sono sempre delle dinamiche che poi portano inevitabilmente al confronto tra personalità. Però in effetti questi ragazzi hanno saputo dimostrare di poter superare i momenti di difficoltà facendo fronte comune. Diceva Elio Donno in apertura, questa è una squadra di carattere, ha subito le sberle come è normale che sia in un campionato così lungo, ma subito dopo una sberla c'è sempre stata una grande reazione da parte di tutti. E questo non ci può essere se non c'è un gruppo saldo e unito. Sì, ma è così, insomma, l'abbiamo detto prima e più volte, ma si vede anche stasera. Stasera è facile nella festa questa simpatia, questa, però c'è solidarietà tra di loro, c'è sempre stata voglia di aiutarsi, di venirsi incontro, insomma, per cui i meriti di questa promozione sono senz'altro nel gruppo, in questa voglia di aiutarsi, di superare i momenti di difficoltà. Noi abbiamo avuto tanti di gruppo naturalmente in questi anni, ognuno ha le sue peculiarità. Questo, come diceva Mario Zanotti, è un gruppo di professionisti, di ragazzi per bene, ma soprattutto con una grande fame di vincere, insomma. Sì, tra l'altro ci giungono ancora tanti messaggi, non faremo in tempo a leggerli tutti, addirittura da Pordenone, Max da Pordenone, che tra l'altro saluta Sandro Donato. È un tuo amico? È un tuo amico, ah? Che nonostante...
fratello? Nonostante la mia residenza a 1000 chilometri di distanza, ha potuto seguire 28 partite del Lecce. Un tifoso che sta a Pordenone ha seguito 28 partite su 42 del Lecce, penso che sia un record straordinario. Volevo ringraziare tutta la squadra, soprattutto quelli che hanno giocato di meno e che non hanno creato problemi nello spogliatoio. Ringraziare il mister e soprattutto il patron Semeraro. Questo il ringraziamento ci viene dal nostro amico da lontano. E poi Beppe da Lecce: vorrei dedicare questo trionfo a tutti i tifosi che sono costretti a vivere lontano dal nostro bellissimo Salento, soprattutto ai grandissimi Antonio De Giorgi e Sergio Vantaggiato, il più grande giornalista salentino di tutti i tempi. E ora, Presidente, la prego di riconfermare già da oggi il mister anche per l'anno prossimo. Mister Papadopoulo, un grande condottiero alla guida di un gruppo giocatori immensi, così come immenso l'amore di noi salentini che proviamo per il Lecce. Grazie ancora ragazzi. Questo io penso che vada sottolineato con un grande applauso. E volevo anche dire... Volevo anche dire che ieri abbiamo assistito a una folla immensa, uno spettacolo immenso di folla, 33.000 spettatori che hanno gremito in ogni ordine dei posti di Via del Mare. Vogliamo anche dire, Presidente, che probabilmente sarà impossibile avere sempre 33.000 spettatori, questo sicuramente. Certamente. Però la Serie A richiede una partecipazione di pubblico importante. Lei si aspetta dalla gente... probabilmente anche una risposta forte sotto questo aspetto. Beh sì, devo dire che in Serie A mi aspetto una partecipazione diversa da quella che è stata in Serie A negli altri campionati, quindi spero veramente che la gente ci aiuti, ci accompagni, ci sostenga, perché il loro supporto è importante, molto importante.